Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera. Ciao, a Giuseppe Marconi con questa tenuta antisommossa, direi. Antibronchite. Lui c'ha anche il giubbotto antiproiettile perché sì. È un uomo scomodo. Sì, perché sa qualche rivolverata qui ogni tanto ce la possono anche tirare. Sì, sì. Beh, attacci molto attenti. Senti, siamo qua in via del Rossellino. Ci è arrivata una segnalazione da Pietro, che salutiamo. Ci ha scritto sulla nostra pagina Facebook Arezzo TV, che tu consulti tutti i giorni, vero? Sì, sì, abbastanza. Abbastanza, bravo. Che ci scrive che ci sottopone l'indecorosa situazione, soprattutto per i turisti, delle mappe della città di Arezzo, che sarebbero messe male, e ci fa l'esempio, adesso andremo a vedere, di questa qui del via del Rossellino, ma situazione come dire abbastanza così grave anche in piazza Sant'Agostino e nel muro tra via Garibaldi e Corso Italia, scritta di vernice spray, e ci chiede che insomma con il nostro servizio si possa smuovere qualcuno in comune. Intanto qui c'è da smuovere un po' di sporco, perché vediamo qui sotto le mura, qui dietro c'è la casa dell'energia e qui si fermano i pullman turistici. Esatto. E appena viene un turista si vede. Sì. Questo era anche l'unico bagno della città che hanno tolto. Strano. Ce n'era uno qui all'aria aperta, ma togliendo le piante ora penso che sia più difficile. Era veramente lo sconcio. Beh, questo l'ho fatto bene. Questo abbiamo fatto vedere intanto, che come prima cartolina nel massimo. E poi uno dice: ma dove siamo? Vediamo dove siamo. E qualche graffitaro ha provato a suggerire: siete qui. Però l'ha scritta a modo suo, vedi? Bah, ci vuole fantasia per arrivarci. E poi siete qui, comunque sia sbagliato, perché non siamo qui, siamo qui. Un po' più in alto, sì, ma insomma. Si è anche firmato, so che sigle sono queste. Ma uno l'ha beccato con queste, con una sigla. Sì, però mi sembra. Non mi ricordo neanche, sì, era il famoso, sì, che sì. Non mi ricordo come si chiama, però ce l'hanno preso. Sì. Come? 21. Ah, 21. 21. Beh, lui è informato. È informato, sì. E qui, niente, saremmo qua, posizione attuale. Sì. Peccato che, ecco, come primo... Anche un teschio abbiamo con delle frecce. Teschio? Dove sono? Dove vedi il teschio? Ah, quello, sì. Teschio con delle frecce, con questa sigla VS. Sì, sì. Quella l'hanno appiccicata. Quella si potrebbe togliere. Meno le scritte, male. Però, quelle non si tolgono. No. Ah, veramente un bel esempio di accogliere i turisti in città, questo. Cioè, prego, signore, prego. Prego, sai, può venire qui un attimo? No. Subito lui cerca di poi guardiamo, appunto, guardiamo l'età, perché, ecco. Allora non è roba per andiamo a vedere, però vieni, vediamo anche dalla parte di qua. Ma questo vende le mappe? Sì. Sì, vedi, ci sono dentro. Sì. Ah, ho capito, l'hanno imbrattata, perché così tu spendi 2 euro e la compri, forse qua. Qui un'altra, qui vabbè, un po' meglio dalla parte di qua, anche se anche qui vedo che la situazione non è il massimo. È molto più dettagliata di qua. Sì, molto più dettagliata. Possiamo far vedere anche il praticamente che ci sono delle buche in mezzo alla strada, oltre alla sporcizia. Ma non è una novità. Sì. Guarda, vedi qui. Mi devi dire qual è la strada, dai, perfettamente liscia. Buche in mezzo alla strada. Esatto. Non ci sono più strade ormai percorribili senza sentire scossoni continui. Tanto qui vengono i pullman, vedi, e purtroppo. Vabbè, ma se sono turisti italiani non ha problemi, ce l'hanno tutte le città, quindi. Va bene. Ma comunque... comune mezzo Caglia comunque ci sono. Esatto, questo è il parcheggio dove arrivano i bus e ci si esatto. Attenderebbe insomma una maggiore attenzione. E soprattutto un bagno. Esatto, che quello c'è. Manca sempre. Comunque porteremo al comune, magari faremo vedere com'è la situazione di queste mappe, se si può fare qualcosa. Ci vediamo domani. Ciao.